Ciao ragazzi, che vittoria per la primavera bianconera che batte di nuovo al campo alle Richi, una grande Fiorentina e si rilancia al terzo posto, appunto a pari della Fiorentina. Insomma, partita a mio avviso veramente meravigliosa della Juve, nel senso che anche il primo tempo la Juve mi stava piacendo, però c'è sempre il solito problema che con la coppia Serrao-Capellini. C'è sempre problemi, ci sono sempre problemi. E questo purtroppo è una cosa che ho notato e non ho notato soltanto in questa partita, ma è tutto l'anno che continuo a dire la stessa cosa. Nel secondo tempo è entrato Gozzi e ragazzi, sarà un caso, la Fiorentina ha fatto una fatica bestiale, ha preso un palo, ma con tiro da fuori, ma ha fatto molta più fatica a venire su. Comunque, primo tempo che si stava mettendo malissimo. Dopo 5 minuti il gol di Montiel Rodriguez aveva portato avanti la Fiorentina. Il raddoppio con l'autorete di Serrao, che continua secondo me a essere il peggiore in campo. Non ho ancora visto fare una partita positiva a Serrao. Comunque, l'autogol di Serrao porta la Fiorentina sul 2-0. Sembrava una partita oggettivamente a quel punto lì. La Juve ha fatto 5-10 minuti veramente di crisi, perdendo ogni logica. Però poi alla fine il lampo di Petrelli ha riaperto la partita. Andare a riposo col gol di Petrelli ovviamente è stato molto importante perché comunque ti ha tenuto a distanza di un gol e questo a livello di morale è tantissimo. Poi in 2 minuti la Juventus ha ribaltato totalmente il risultato. Prima pareggio con un Fagioli eccezionale, Fagioli che era entrato nel secondo tempo e che ha cambiato probabilmente la partita in maniera definitiva. Sul finale di primo tempo, scusate, e che poi ha cambiato la partita in maniera definitiva. Grandissima la giocata sul primo gol, ne ha saltati tre e poi ha piazzato il tiro col destro, bellissimo. E poi il 3-2 è nato su un tiro, sempre su un'azione eccezionale di Fagioli. Il gol di Portanova, che a porta vuota ha dovuto solamente insaccare alle spalle del portiere della Fiorentina. Alla fine, grande Fiorentina nel finale, al meglio, ha fatto un quarto d'ora la Fiorentina ad attaccare, cercando in tutti i modi di trovare la via del pari, ma non c'è riuscita. Il palo l'ha fermata a 5 minuti dalla fine con un tiro che aveva battuto Loria. Loria è eccezionale come personalità e come forza. È alla fine la Juventus che trova questa vittoria che era insperata ed è eccezionale, sia per i motivi che dicevamo prima di classifica, ma anche per il morale, perché vincere una partita così contro una grande squadra a livello primavera come la Fiorentina è veramente importante. Inspiegabili le sceneggiate a fine di partita di Bigica, che lo reputo un ottimo allenatore, ma purtroppo per troppe volte, anche l'anno scorso, al Torino di Viareggio, quando ci sono state delle partite, ma anche nel finale di stagione, perde un po' troppo la testa e questo rischia di rovinargli un po' una carriera che potrebbe anche fare, sicuramente potrebbe fare meglio di quello che fa, però oggettivamente se continua a perdere la testa ogni partita che perde, qualcosa non va. Ragazzi, chiudo qui, Juventus batte Fiorentina 3-2, la Juve vola anche a livello primavera, siamo terzi dietro la coppia Atalanta e il Torino non è così distante secondo me. Ragazzi, io vi saluto e vi do appuntamento col prossimo video, ciao!